progetto che presentiamo questa sera è un progetto, secondo me, di altissimo livello dal punto di vista storico-culturale per la città di Taranto, perché proietteremo un film del 1913 che non solo ha visto protagonista Mario Costa, un nostro compositore, uno dei geni della nostra città, che ha dato lustro moltissimo alla nostra Taranto, ma anche perché è il primo film dove si, in fin dei conti, si tentò un esperimento di film sonoro con la musica eseguita dal vivo. All'epoca ci fu un'orchestra che seguiva la proiezione del film in tutta Italia e questa sera abbiamo fatto una riduzione musicale per due pianoforti fatta da Biagio Finamore per restituire alla città di Taranto un capolavoro di Mario Costa e un capolavoro della cinematografia mondiale. Pensate che la copia che proiettiamo stasera, che è l'unica esistente al mondo, l'abbiamo trovata, cioè, è stata inviata dalla Biblioteca di Stato di Washington, quindi un onore per noi presentare davvero questa sera l'Histoire d'un Pierrot a Taranto.